Altro che Superlega, questo è un super campionato con 10 squadre che come se parteciperassero ai playoff tra coda e vertice della classifica. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio tiro. Come sempre linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio gentili amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Dunque arriviamo noi con i protagonisti della giornata, qualche ora da Torino-Napoli che chiude la 32esima giornata, chiude il conto della 33esima giornata insieme a Lazio-Milan che si giocherà poi alle 20:45. Il Napoli ha l'opportunità di agganciare la Juventus in classifica e di essere in vantaggio rispetto alla Juve, vincendo gli azzurri questa sera a Torino. Nel computo, diciamo così, degli scontri diretti, della differenza reti generale, il Napoli potrebbe superarla, quindi vincendo col Torino oggi gli azzurri sarebbero già al posto che insomma vorrebbero acquisire, cioè quello dei primi quattro posti della classifica che consentono di partecipare alla Champions League. Nel frattempo passa anche in coda la questione legata alla salvezza. Il Benevento dilapida un vantaggio che aveva acquisito nel corso della prima parte del campionato, ha perso, pensate, 10 punti dal Cagliari, che adesso è appaiato in classifica proprio al Benevento e al Torino, che però deve giocare stasera col Napoli e ha da recuperare il match con la Lazio. Diciamo che in coda Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari e Benevento sono 5 squadre, se la giocano e se la giocheranno fino alla fine in testa alla classifica. Invece per la Champions Atalanta, Milan, Juventus, Napoli e Lazio sono altre 5. Pensate, 10 squadre del campionato di calcio di Serie A, 10 su 20 sono assolutamente inserite in campionati e in questioni che si risolveranno al photo finish. Dunque ci prepariamo a vivere grandi emozioni di qui alla fine di maggio con la chiusura del campionato. E io ripeto, altro che Superlega in questo caso. Per Gifuni, perché alla Roma, scrive Gianni, che verosimilmente non parteciperà alla prossima Champions, si parla di Sarri e non di cessioni eccellenti, mentre a noi di allenatori emergenti e cessioni dei vari Koulibaly eccetera ne parleremo tra poco. Adesso siamo in collegamento con Marco Bucciantini, tra le altre cose grande opinionista sulle reti Sky. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per essere con noi. Marco, dicevo, altro che Superlega, questo è un super campionato con 10 squadre su 20 assolutamente calate in una questione che si risolverà al photo finish. 5 ai vertici per l'acquisizione di un posto Champions e 5 in coda per la salvezza. Sì, sì, la corsa Champions è bellissima perché non dà segnali definitivi, anche se io penso che l'Atalanta non abbia problemi, perché è una squadra che comunque ha troppa facilità in questo momento a produrre calcio, a segnare. Per distrazione ha perso qualche punto qua e là, ma ho l'impressione che abbia un altro passo rispetto a tutti in questo momento. Abbia molti giocatori che stanno molto bene fisicamente, una squadra insomma, in assenza di Gosensen e Ilicic un po' comunque fa quello spettacolo di ieri sera. Io è chiaro che anche l'Atalanta c'ha un paio di partite, c'ha uno scontro diretto, l'ultima con il Milan, ma penso che a quello scontro diretto ce l'aveva qualificata. Per il resto tutto in corsa. Stasera il Milan può eliminare la Lazio, il Milan può eliminare la Lazio anche se è una partita dove la Lazio ci arriva meglio. Quindi può succedere anche che il Milan venga ridimensionato e agganciato in classifica. E Milan c'ha 3 scontri diretti con la Lazio, con la Juventus, con l'Atalanta, in trasferta tutti e 3. È chiaro che il Milan può, se perde questi scontri diretti, lo scontro diretto è una partita in questo momento diventa doppiamente decisiva. I punti che fai te non li fanno gli avversari. La Champions del Milan passerà da queste 3 partite.
per forza di cose dovrà non perdere almeno due di queste tre partite, anche un pareggio significa bloccare le avversarie. Per esempio questa è l'occasione di stasera, cioè stasera è uno spareggio per la Lazio. Ecco, se la Lazio stasera non vince è fuori, rimane dietro, al di là di una partita da recuperare è una squadra che rimane indietro, quindi stasera è decisiva per la Lazio intanto, e sarà così, ogni domenica ne perderai una. Ieri hai avuto però dei segnali, nelle ultime settimane hai avuto dei segnali che l'Atalanta e il Napoli sono quelle che stanno meglio, sono quelle che fanno più calcio, sono quelle più sane, mi sembra anche un po' più euforiche, un po' meno preoccupate. Il Milan ha paura di dilapidare un campionato straordinario per metà, la Juventus ha paura di fare un flop clamoroso, perché per la Juventus arrivare quinta non è come arrivare quinta per le altre, per la Juventus diventa un dramma sportivo in una settimana in cui insomma c'è anche la vicenda della Superlega, quindi ecco, c'è anche queste tensioni mentali che secondo me sono importanti in questa volata, e mi fa di vedere che Napoli e Atalanta siano anche le più serene e le più sane. Stasera il Napoli, se dovesse battere il Torino a Torino, cosa non semplice ovviamente perché il Torino è impelagato nella lotta per la salvezza, raggiungerebbe il Milan e la Juventus in classifica a 66 punti, a 2 dall'Atalanta che è seconda, e per gli scontri diretti sarebbe quarto, sarebbe fuori la Juve insomma dal novero delle squadre che conquisterebbero la Champions League. Ma la Juve è quella che rischia di più in questo momento, davvero Marco? Juve e Milan, l'ho detto, per me sono quelle che sono un po' più preoccupate, che stanno facendo fatica a fare gioco e che hanno ancora dei dubbi. Ieri Pirlo ha cambiato la Juventus, cioè arrivi a maneggiare una squadra a un mese dalla fine del campionato, cioè, è vero che nonostante una partita nettamente insufficiente Ronaldo si è mosso un po' di più, può darsi che abbia passato il periodo fisicamente più difficile, però è comunque una squadra difficile da combinare. Ieri l'hai vista in una paralisi impressionante per un tempo a Firenze, anche una paralisi concettuale, cioè davanti a un solo attaccante giocare per la prima volta con la difesa a tre, davanti a una difesa bassa come la Fiorentina giocare senza centravanti, io anche scelte piuttosto strane che potevano presupporre qualcosa di geniale, qualcosa di diverso, che poi però non si è visto, cioè non si è vista una squadra. Quindi io sì che la Juventus rischia, non è difficile in questo momento. Io solo l'Atalanta vedo al sicuro, però vedo Milan e Juventus le più preoccupate. Detto questo, il Milan ha sempre avuto un grande istinto di conservazione in questo campionato. Quando è stata chiamata la partita per non crollare, l'ha vinta. Pensa alla vittoria di Firenze in un momento molto difficile, pensa alla vittoria dell'Olimpico contro la Roma, cioè quelle due partite sono quelle che ancora danno un po' di vantaggio al Milan, che vincendo stasera sarebbe anche ancora seconda, quindi certo. Questo sì, che ti devo dire, la bellezza di questa volata è che non hai le certezze della Juventus, perché se no era un altro posto in meno. Su stasera sai, il Napoli a un certo punto ha bisogno del risultato in più, cioè il Napoli ha potenzialmente adesso dimostrato di esserci, ha recuperato i giocatori, è una squadra che in questo momento è competitiva per tutto, addirittura rimpiange di non averli avuto prima per avere una classifica più comoda, adesso ce l'ha, però ha bisogno del risultato che la rimetta lì nel mezzo, e del risultato in più, della vittoria in più che può essere quella di Torino, perché non fu quella dell'ultima volta che ha perso, quella di Torino con la Juventus per esempio, o abbassava un pareggio là, cioè, e per come la vedo io il Torino in questo momento è una squadra molto più forte della classifica come il Cagliari, una squadra che si è ritrovata, che dal mercato ha avuto due titolari importanti come Mandragora e Sanabria che hanno completato l'organico, ma per come la vedo io una squadra che è una cacciatrice di palla come il Torino avrà sempre tanti problemi contro il Napoli. Cioè non a caso in questi anni è stato spesso un confronto, no, sbilanciato nettamente per il Napoli, cioè una squadra tecnicamente brava a pareggiare come il Napoli è la peggiore per una squadra che gioca sull'avversario come il Torino. Marco, prima di salutarti, una battuta sulla questione allenatori, perché Sarri sembra essere diretto alla Roma. Tu sai che Sarri per la successione di Gattuso era il preferito qui a Napoli, un po' da tutti, anche dall'ambiente, da una buona parte dell'ambiente. Pare che il Napoli voglia
tra virgolette ripiegare su Spalletti, sempre se si tratti di un ripiego. È una scelta giusta secondo te, o sarebbe meglio valutare ancora una volta la posizione di Gattuso, dovesse andare questo finale di campionato in un certo modo? La posizione di Gattuso va valutata mille volte, ma non dovete chiederle a me, perché ho sempre trovato un valore in Gattuso. Però è vero che è successa una frattura, c'è stata una frattura in un momento fra il contratto pronto e i 40 giorni successivi, c'è stata una frattura, ma non solo fra l'allenatore e il proprietario, ma anche un po' fra l'allenatore e l'ambiente. Cioè è difficile, forse la cosa più bella è lasciarsi bene, come fu con Sarri, e così può essere con Gattuso. Cioè non, se Gattuso porta la squadra in Champions, se ne va in modo anche eroico, sì, in pace. Poi probabilmente sicuramente portando la squadra in Champions avrebbe meritato la conferma, perché per portarla in Champions abbiamo appena detto che deve lasciare dietro Roma, Lazio e una fra Milan e Juventus o Atalanta, ma mettiamo una fra Milan e Juventus, quindi ti rendi conto che comunque è un'impresa, perché sono tutte squadre che volevano lo stesso obiettivo del Napoli. Qui si tratta di pensarsi insieme per i prossimi anni, non per la prossima domenica. E ci sta che non ci sia più quel rapporto per cui guardi con fiducia reciproca e totale lontano. Poi su chi è l'allenatore, Spalletti è un grande allenatore, cioè non è che Spalletti è un grande allenatore, è un uomo che sa tanto calcio. Probabilmente come teoria uno dei migliori allenatori in circolazione, che a volte un po' dei limiti caratteriali, si avvita un po' su se stesso, però non si può discutere Luciano Spalletti allenatore. Ce ne sono tanti bravi, cioè sono convinto che una scommessa su un allenatore come De Zerbi a Napoli, poi se fanno un patto di sangue con il proprietario, con il presidente prima di cominciare, insomma, se limano qualche asprezza, no? Qualche certo. Presunzione sarebbe qualcosa di straordinario, perché io come sapete vedo nella società Napoli probabilmente la più virtuosa della Serie A, perché un conto è fare bilanci in pareggio e arrivare decimi, un conto è fare bilanci in pareggio e fare 90 punti, no? E vedo in De Zerbi un allenatore veramente virtuoso. De Zerbi, Juric, Vincenzo Italiano, io voglio, guarda, misuriamo questa classe dirigente del calcio italiano, quella che poi si lamenta se fa i debiti e vuole soldi della Superlega, misuriamola dalle scelte coraggiose che fanno. Voglio vedere quanto ci mette Vincenzo, quanto ci mettano De Zerbi e Vincenzo Italiano a andare su una grande panchina, perché quando ci sono questi allenatori che danno valore alla società, che migliorano i calciatori, che ti fanno vedere bel calcio, questi sono il miglior modo per evitare i debiti nel calcio. Cioè trovare gente che dà valore a una squadra, a una società. Voglio vedere quanto ci mettono, e poi stiamo qui a parlare di debiti. Non è il caso del Napoli, ovviamente. È tutto chiaro, e noi ringraziamo Marco Bucciantini per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. A voi. Ciao. Grazie a Marco Bucciantini. Con Mario Palligiano siamo pronti ad andare in pubblicità, tra poco anche le ultimissime sul Torino e su Torino-Napoli, tutte le curiosità anche da parte di qualche ex di turno. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in studio in diretta, Gianluca Gifuni con voi sino alle 14, Mario Palligiano in regia. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, chiedo a Mario in attesa del prossimo ospite, eccolo qui. Ciao Gianluca, buongiorno, sono Ciro. Buongiorno Ciro. Che dirti, c'ho un'ansia addosso prepartita incredibile, manco dovrei giocare io stasera, sto agitatissimo, perché stasera è una partita importantissima, è importantissima per due motivi, perché dobbiamo vincere per noi, questa è la prossima, perché dobbiamo dare una mano anche agli amici del Benevento, che purtroppo si sono ritrovati in una situazione molto complicata di classifica. Forza Napoli, buona giornata. Eh sì, grazie Ciro, è una partita molto delicata questa sera. Il Napoli vincendo si ritroverebbe a pari punti con la Juventus, e poi il Milan dovrà giocare a Roma con la Lazio, ovviamente, ma a pari punti con la Juve il Napoli oggi vincendo a Torino sarebbe nei primi quattro posti, per una questione legata agli scontri diretti e alle differenze reti. Certamente. Ci colleghiamo con il collega Stefano Scacchi della Stampa di Torino. Stefano, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Grazie, grazie per essere con noi. Dicevo prima, altro che Superlega, questo è un super campionato nel finale, perché ci sono 10 squadre tra testa e coda che sono assolutamente incerte del proprio futuro, del proprio destino tra ingresso in Champions League e permanenza in Serie A, per intenderci. Sì, sì, devo dire, insomma, sembra quasi una ripresa, un ritorno al campionato dopo quei giorni convulsi fatti apposta per dimostrare poi che anche i campionati possono appassionare, perché una lotta Champions così era anni che non si vedeva, nel senso che magari c'era incertezza sulla terza, la quarta, ma qua sono tutte le altre tre Inter a parte che sono ancora in bizza, e lo stesso si dice per il fondo. Poi tant'è vero che io guardavo anche il calendario, settimana prossima poi si riproporranno proprio degli scontri anche tra le squadre in lotta per la Champions e le squadre in lotta per non retrocedere, perché ci sarà Milan-Benevento e Napoli-Cagliari, quindi diciamo che anche i successivi 90 minuti faranno proprio degli scontri incrociati tra questi due obiettivi ancora molto aperti. Siamo pronti a vivere grandi emozioni in quest'ultimo mese di campionato, certamente e fortunatamente, perché il calcio italiano onestamente ne ha bisogno. Stefano, tu che segui da vicino, tra le altre cose, il Milan, perché sei nella sede di Milano della Stampa, ti chiedo, il Milan come sta, come arriva oggi al match con la Lazio? Perché credo sia un match spartiacque per capire bene come potrà essere la griglia finale, perché se il Napoli dovesse vincere e la Lazio perdere, la Lazio sarebbe fuori. Se dovesse invece vincere la Lazio, il Milan rischierebbe tantissimo, un po' come la Juve. Sì, per il Milan è fondamentalmente la partita un po' dell'ultima difesa di territorio che è ancora in qualificazione Champions League, perché dopo aver dilapidato tutto il vantaggio che aveva prima sulla seconda in classifica, poi sulla terza e poi anche sulla quarta e la quinta, e la quinta oramai è lì a tre punti, il Milan oggi si gioca l'ultimo diciamo metro quadrato di resistenza nelle prime quattro, per cui per il Milan è assolutamente una partita decisiva quella di questa sera. Come ci arriva? Sicuramente non ci arriva bene, non ci arriva bene, lo dimostra diciamo in primo luogo la scelta un po' diciamo più curiosa, più sorprendente che dovrebbe fare Pioli questa sera, cioè dare la maglia di centravanti titolare a Mandzukic. Vedendo la condizione di Mandzukic, c'è sicuramente una mossa che denota il momento di difficoltà del Milan, perché più che altro è una mossa che Pioli fa al di là di un aspetto tattico, cioè che Mandzukic ti permette di giocare in maniera più simile a quando c'è Ibrahimovic, perché ha caratteristiche di centravanti boa che Leao non possiede, ma c'è anche un aspetto caratteriale, cioè il fatto che Pioli si gioca un po' la carta dell'esperto, del vincente, del giocatore anche che con la sua generosità può trascinare i compagni, rispetto a un Leao che invece ha fallito tante occasioni e non ha quelle caratteristiche di carisma. Quindi è chiaro che Pioli attinge anche più che al calciatore, che è in una condizione evidentemente non ideale, attinge diciamo più le caratteristiche di leader dell'uomo. E poi analizzando anche poi altri elementi della rosa, è evidente che il Milan non è in una buona situazione. Direi che, ecco, per citare un altro giocatore simbolo di questa involuzione, direi che è proprio Teo Hernandez, che non sta benissimo fisicamente, ma soprattutto proprio la Lazio certifica che da un girone che non segna per Hernandez in Serie A, l'ultimo gol fu proprio con la Lazio a San Siro a dicembre. L'involuzione di questo giocatore spiega molto dell'involuzione del Milan, perché Hernandez era sicuramente un elemento importante per il Milan. Io credo che al di là dell'involuzione sua, gli avversari abbiano capito come gioca e negli ultimi mesi hanno iniziato a contrastarlo come prima non facevano. È vero. Noi ringraziamo Stefano Scacchi della Stampa per essere stato con noi stasera. Un grande lunedì di campionato con Torino-Napoli alle 18:30 e con Lazio-Milan alle 20:45. Due match importantissimi per la corsa alla Champions e per la salvezza. Grazie Stefano per essere stato con noi. Ciao, grazie a voi. Grazie. Un saluto a tutti. Grazie, un saluto a Stefano Scacchi della Stampa. Ci colleghiamo adesso con un dirigente sportivo italiano che è stato presidente del Torino in passato, tra le altre cose, Attilio Romero.
presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Romero. E allora stasera c'è Torino-Napoli, dicevo, un testacoda importantissimo, perché questo campionato propone nell'ultimo mese due sfide al photo finish che coinvolgono 10 squadre, 5 in testa e 5 in coda per la salvezza. Sì, è una partita molto importante, una partita determinante per entrambe. Devo dire difficilissima per il Torino, visto che il Napoli in grandissima forma. Io l'ho visto contro la Lazio l'altra sera, l'ho visto in Napoli-Inter e mi pare che sia in uno dei periodi migliori, poi ha recuperato più o meno tutti, per cui credo che sia un impegno proibitivo per il Torino. Detto questo, anche il Torino va meglio, insomma, poi con gli innesti di Mandragora, Sanabria eccetera, mi pare che sia una squadra da metà classifica. Poi in questo momento siamo ancora bassi, però insomma stasera è l'impegno forse più difficile prima della fine del campionato, insieme poi al Milan. Senta, quale insidia può rappresentare per il Napoli? Il Torino lei lo conosce molto bene, è una squadra che ovviamente adesso giocherà col coltello tra i denti, perché deve assolutamente non perdere questa partita, almeno, perché altrimenti si ritroverebbe davvero impelagata nella zona retrocessione e rischierebbe tantissimo, con Benevento e Cagliari, soprattutto il Cagliari, che vengono su. Qual è la domanda, mi scusi? No, le chiedevo, è un Torino che questa sera quale insidia potrebbe rappresentare per il Napoli, lei che lo conosce bene? L'insidia per il Napoli, il Torino la può rappresentare nella misura in cui, mi scusi l'espressione che è orribile, nella misura in cui il Torino è in un buonissimo periodo, come ha dimostrato a Bologna, dove ha avuto un sacco di palle gol, come ha dimostrato contro la Roma, come ha dimostrato a Udine vincendo. Quindi il pericolo per il Napoli è la forma del Torino in questo momento, e soprattutto alcuni uomini, direi. Intanto il recuperato Verdi, che sta facendo molto bene, e poi Mandragora, come dicevo prima, Belotti, Sanabria, e se gioca, ma credo di sì, è sulla fascia Ansaldi. Questi credo che siano le minacce maggiori per il Napoli. Per il Torino il Napoli è una minaccia tutta, per cui sono tutti, mi pare che giochino Insigne e Politano sugli esterni, no? Sì, Osimhen in attacco, e Osimhen davanti all'inizio. O lui o Mertens non so. Dovrebbe subentrare Mertens poi nel secondo tempo, quindi direi che le insidie sono reciproche. Senta presidente, ma è a pranzo, quindi non vogliamo rubarle. Sì, ho un pranzo di lavoro, ma nessun problema, mi sento volentieri. No. Le chiedo soltanto della Superlega, perché lei da dirigente sportivo, che idea si è fatto di questa iniziativa presa? La Superlega è un obbrobrio, una mostruosità, è una violenza ai valori dell'etica sportiva, ai valori dello sport, ai valori del merito, eccetera. Lo sport e il calcio si basano sul merito. Non ha nessun senso fare una specie di bisca ristretta in cui giocano 12-15 squadre, giocano fra di loro, secondo me senza nessun interesse, perché voglio vedere, io per esempio non mi sarei assolutamente abbonato a un canale in cui vedevo tutte le settimane Barcellona, Juventus, Real Madrid, Manchester City, che poi diventa monotono, parliamoci chiaro. Diventa assolutamente monotono, per cui i valori del calcio sono la competizione, come tutti, come i valori di qualsiasi tipo di sport, per cui una specie di torneo ristretto a poche squadre che vengono scelte soltanto per meriti, più che di fatturato, di indebitamento, direi. Senta, in chiusura le chiedo una curiosità, ma come presidente le piace più Urbano Cairo o Aurelio De Laurentiis? Sono tutti molto bravi, bravo Aurelio De Laurentiis e bravo Cairo che sta facendo, a parte le difficoltà di quest'anno, che ha costruito un buonissimo Torino con degli ottimi giocatori, per cui credo che siano entrambi dei due presidenti di alto livello. Presidente, lasciamo al suo pranzo di lavoro, le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. A voi, grazie. Grazie a Tilly Romero, ex presidente del Torino Calcio. È arrivato Gigi Soriani in regia, salutiamo Mario Palligiano che va via. Rino ci scrive: Marte Sportlai, siete i migliori con Gianluca Gifuni, top competenti, proprio un bel programma, siete bravi. Quanti complimenti, caro Rino. E noi ti salutiamo e ti abbracciamo, e con questo saluto nel guardare Gigi Soriani, che insomma è sempre sorridente la mattina, quindi è veramente come possiamo dire il valzer dei sorrisi e della gioia, che bello, con il sole che fa capolino all'esterno. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo ancora approfondimenti su Torino-Napoli, sulla volata Champions e su questo campionato che è diventato super. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci in studio Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Adesso Gigi Soriani in regia, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito dal giornalista storico di News Mediaset, Maurizio Pistocchi. Maurizio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per essere con noi. Maurizio, io parlavo prima di un super campionato, altro che Superlega, con 10 squadre su 20 impegnate praticamente in una corsa al photo finish, sia in testa per la Champions che in coda per la salvezza. Sono una sorta di playoff quelli che si giocano nel finale di questo torneo. Per Beh, sono sicuramente molto, molto interessanti. C'è una lotta per la Champions straordinaria, che non ci sarebbe stata se non ci fosse, se nel caso ci fosse stata la Superlega, no? Certo. Questo dimostra la necessità di qualsiasi innovazione, che pure poteva presentare dei requisiti importanti, non debba passare sempre attraverso il merito. Senti, chi merita deve andare. Ma Maurizio, tu ti sei anche espresso su Twitter, il tuo profilo del resto tra i più seguiti in Italia e anche a livello internazionale. Ti chiedo, l'Atalanta, insomma, l'unico ad essere diffidente nei confronti di questa squadra è stato Agnelli, con le dichiarazioni che ha fatto, perché insomma mi pare la squadra più solida tra le 4-5 che ambiscono ai posti Champions. È evidente che quelle dichiarazioni erano propedeutiche al progetto che è stato presentato la settimana scorsa. Sì. Cioè si eccepiva sul fatto che l'Atalanta non avesse una storia e che quindi la sua partecipazione alla Champions fosse quasi un regalo. Ma a tal proposito dico che ci sono state parecchie squadre nella storia del calcio che non avevano una storia, per esempio l'Ajax. L'Ajax, quando è diventato l'Ajax, che con Rinus Michels, Kovacs, Cruyff ha cambiato il calcio mondiale, era una sconosciuta squadra olandese, tant'è vero che molti in Italia pensavano che fossero un'emanazione del detersivo, perché c'era un famoso detersivo che si chiamava Ajax e che veniva pubblicizzato con lo spot Ajax lanciere bianco. È vero, come no, ce lo ricordiamo, esiste ancora il lanciere bianco dell'Ajax, quindi senti Maurizio, sì. Ma una curiosità, stasera se il Napoli dovesse battere il Torino a Torino, aggancerebbe la Juventus in classifica, ma per una questione di scontri diretti e differenze reti sarebbe davanti, quindi la Juve stasera sarebbe fuori dalla Champions a 5 turni dalla fine se il Napoli vincesse a Torino. Chi rischia di più tra Milan e Juve di restare fuori eventualmente? Dunque, per qualità della rosa e profilo dei giocatori e ambizioni della società, la Juventus, se non andasse in Champions, sarebbe una clamorosa debacle che potrebbe avere delle ripercussioni enormi anche dal punto di vista societario e della borsa, anche no, dei titoli in borsa, per carità. Ma certo, già c'è una situazione di bilancio molto negativa, ma evidentemente se ci fosse una mancata qualificazione alla Champions, pur con i 4 spicci che ormai garantisce, perché rispetto ai 300 milioni di euro garantiti ai soci fondatori della Superlega, i 50 della Champions sono 4 spicci, però sono sempre fondamentali. A questo proposito mi auguro che Seferin, dopo aver avuto ragione, non voglia stravincere. Non condivido il suo atteggiamento di questi ultimi giorni. Io capisco che sia lui che i membri dell'ECA si siano sentiti traditi dal comportamento di Agnelli, però bisogna arrivare a un punto di riunificare le forze per salvare il calcio. Oggi il calcio è in grande difficoltà, quasi tutti i club hanno delle situazioni di bilancio terrificanti. Noto con un po' di disprezzo per le persone che tutti quelli che fino alla settimana scorsa passavano giornate intere ad incensare Agnelli e la Juve si sono schierati improvvisamente dalla parte
di Seferin, mi sembra tutto molto eccessivo. Credo che Agnelli abbia sbagliato, credo che non solo Agnelli abbia sbagliato, ma anche Florentino Perez, che si sia sbagliata la comunicazione, che si sia sbagliato il marketing, la strategia. Però da qui a cambiare totalmente punto di vista nel giro di pochi giorni, sinceramente ce ne passa. Ma d'altronde non è un mistero che purtroppo l'italiano sia un volta gabbana. E qui lo chiamano a Napoli il carro di Pichipò. Che poi deriva dai tempi dei nazisti, quando sui treni salivano i deportati a Napoli, che erano stati traditi da alcuni personaggi, i quali venivano fatti salire anche loro con i deportati sui treni perché avevano avuto delle promesse, poi arrivati però in loco, cioè nei campi di concentramento, anche loro invece subivano diciamo tutto quello che subivano gli altri, e quindi il loro tradimento nei confronti dei concittadini era stato inutile. Ecco, da qui deriva, è storico, il carro di Pichipò, salire sul carro dei vincenti e poi restare fregati, però prima o poi, ecco, questa è la realtà. Ma che rimangono fregati perché perdono la credibilità nei confronti dell'opinione pubblica, che poi sono quelli che fanno andare avanti il carrozzone, perché pagano gli abbonamenti, comprano i giornali. E se la gente perde la fiducia, la credibilità nei confronti delle persone, poi dopo ovviamente ne risente tutto il sistema. Senti Maurizio, prima di salutarti ti chiedo, Sarri è vicino alla Roma, pare, il Napoli tra virgolette avrebbe ripiegato su Spalletti, perché Sarri dal punto di vista ambientale qui sarebbe stato il preferito tra i successori di Gattuso. A questo punto ti chiedo, si va verso Spalletti o si valuta ancora Gattuso, cosa molto complicata però sempre ancora possibile, non possiamo escluderlo? Io credo che Rino non firmerà e non avrà intenzione di rimanere a Napoli dopo tutto quello che è successo. Dal punto di vista umano lo capisco, dal punto di vista professionale spero che abbia delle alternative importanti, perché in fondo se le è meritate, pur con una gestione della stagione un po' ondivaga, il Napoli quando è stato al completo ha fatto vedere di avere le potenzialità che tutti noi gli riconoscevamo all'inizio della stagione. Sull'allenatore giusto per il Napoli, io personalmente, allora, Luciano è un buon allenatore, ha fatto risultati importanti, è un uomo con un carattere molto forte, l'ha dimostrato anche all'Inter, dove ha dovuto prendere delle decisioni molto scomode, perché mettere fuori squadra il capocannoniere e il capitano della squadra non è stato sicuramente facile. Dal punto di vista tecnico, le sue squadre nella fase difensiva non sono granché, le marcature preventive non sono fatte molto bene. Alla Roma era stata la squadra che aveva preso più gol in contropiede, e anche all'Inter la fase difensiva non ha funzionato molto bene. Io personalmente dico che sia un buonissimo allenatore, ma che se fossi in De Laurentiis valuterei anche delle altre opzioni di allenatori che hanno dimostrato nel corso della stagione di avere dei valori importanti. Ho citato ieri sul mio account di Twitter De Zerbi e Ballardini. De Zerbi e Ballardini entrambi hanno fatto 29 punti nelle ultime 20 partite, 1,45 di media. Piccola differenza: De Zerbi è lì da due stagioni, ha una rosa che conosce perfettamente, che ha potuto assemblare in estate e le cui caratteristiche gli erano note. Ballardini è subentrato dopo 14 partite, con una squadra, il Genoa, a 7 punti, e ha fatto una vera e propria impresa finora. Credo che siano due allenatori che a mio modo di vedere farebbero molto bene a Napoli, però ovviamente ci sono delle esigenze anche di marketing quando si fanno le scelte degli allenatori. Io personalmente penso che sia sbagliato. Quando sentivo dire alla Juventus che Sarri era antiestetico perché aveva la barba lunga, fumava, non si vestiva bene, mi veniva da ridere, perché l'immagine uno la deve avere se va in televisione o se fa l'attore, non certo se allena
devi essere capace a stare sul campo, a dare delle idee e soprattutto essere capace di trasmetterle ai giocatori, cosa che sia De Zerbi che Ballardini hanno ampiamente dimostrato di saper fare. Conoscendo De Laurentiis, devo dire che le sue, il suo indirizzo quando deve scegliere un allenatore è anche legato al sistema di gioco che è stato utilizzato nelle stagioni precedenti. Cioè Spalletti per esempio aveva era un mago del 4-2-3-1, che è più o meno il modulo di Gattuso, e magari per non rivoluzionare la rosa, non so, cerco di interpretare ovviamente le idee di De Laurentiis, andrebbe in quel senso, ma io andrei su Ballardini, perché Ballardini per me con una grande squadra vale Maurizio Sarri come conoscenza della tecnica e della tattica e come preparazione, allora, e organizzazione di una squadra. Questa è la verità. Allora ti dico una cosa velocemente: oggi un allenatore non può avere una sola idea in testa, ma deve essere capace, arrivando in una società, di adattare le sue idee alle qualità dei giocatori. Io ho visto in questa settimana lo Spezia giocare contro l'Inter, capoclassifica, e pareggiare, e ho visto lo Spezia giocare contro il Genoa e nel primo tempo poteva prendere 3 gol, certo, e nel secondo ne ha presi 2. Questo cosa dimostra? Per dire cosa? Che gli allenatori devono avere delle idee dentro la testa, ma le devono adattare ai giocatori. Non si può pensare di partire con... ti ricordi Sarri? Sarri partì con l'idea di giocare come a Empoli col trequartista, certo, 4-3-1-2. Tre partite e ha capito che Insigne il trequartista non lo poteva fare, è passato al 4-3-3 e abbiamo visto quello che abbiamo visto, certo. Cioè, l'allenatore non può essere un ideologo oggi nel calcio del 2020, è un errore proprio gravissimo, cioè di dire ho questa idea e la voglio portare avanti a tutti i costi. No, la tua idea la adatti alle qualità dei giocatori. Bello questo discorso che approfondiremo anche prossimamente. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo Maurizio Pistocchi da News Mediaset per essere stato con noi. Ciao Maurizio, buona giornata e buon lavoro. Ciao, buona giornata a tutti. Grazie, voliamo in pubblicità, tra poco avremo un ex di turno, cioè un attaccante che ha giocato nel Napoli, ha giocato nel Torino, e vi daremo le ultime notizie di formazione nel Napoli con Fabian Ruiz che ha mal di schiena e potrebbe non giocare, con Rachmani che giocherà insieme a Koulibaly al centro della difesa in sostituzione dello squalificato Manolas, e con Osimhen che nella staffetta con Mertens questa volta partirà dall'inizio. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci in studio in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gigi Soriani è in regia, saremo con voi ancora una decina di minuti. Ascoltiamo questi messaggi WhatsApp che ci arrivano dagli amici al 339-666-9990, ecco il primo. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Dobbiamo vincere senza subire gol, che superiamo la Juve. Certo, buona giornata. Questo lo abbiamo detto in apertura e ne sono convinti consci tutti i tifosi del Napoli. Nel frattempo oggi ora sono le 14, tra 4 ore e mezza, 5 ore cominceremo la nostra serata dedicata a Torino-Napoli, uno speciale di lunedì sera che terminerà oltre le 21 con il pre-partita e i collegamenti nel programma di Gianluca Manzieri, tutti gli aggiornamenti del match da Torino e poi dalle 20 in poi un infuocato dopo partita con i commenti a caldo dei protagonisti e telefoni aperti allo 081 63 63 63. Ascoltiamo quest'altro messaggio, grazie. Buongiorno, buongiorno. Sono Umberto, ciao Monticelli. Il mio parere, se Napoli va in Champions League vi è Gattuso, secondo me rimarrà. Gattuso rimarrà, secondo questo nostro amico. Giuseppe scrive: mai Spalletti, andremmo in Serie B e smetterei di guardare le partite. Mamma mia, Spalletti arriverebbe a Napoli davvero accompagnato da una diffidenza allucinante. Pasquale Tina per le ultime in casa Napoli. Pasquale, buongiorno. Pasquale? Sento Gianluca, buongiorno. Eccoci qui, adesso ti sentiamo perfettamente. Senti, allora Pasquale, Napoli che è partito ieri pomeriggio alla volta di Torino, adesso la squadra è in ritiro in attesa della partita. Gianluca, ci dovrebbero essere delle novità rispetto alla partita di giovedì con la Lazio. La principale riguarda l'attacco, perché dovrebbe giocare Osimhen dal primo minuto e non Mertens. L'altra riguarda il centrocampo, che è una scelta però un po' obbligata, perché Fabian non sta benissimo, ha mal di schiena, un po' di lombalgia, quindi potrebbe giocare la coppia Bakayoko-Demme.
è chiaro, se così fosse hai una coppia molto dedita alla copertura, anche se poi Demme accompagna anche spesso l'azione, quindi sarà importante poi la qualità che ti può dare anche dei rischi. In difesa invece confermato Meret, perché Ospina non è stato convocato, e Isai dovrebbe giocare al posto di Mario Rui ancora sulla fascia sinistra, quindi una conferma. Al posto dello squalificato Manolas invece giocherà Rachmani, come era accaduto già nel finale della partita con la Lazio, diciamo che di fatto in quell'occasione Gattuso aveva, come dire, provato tra virgolette la coppia che poi giocherà stasera contro, alle 18.30 contro il Torino. Gioca Osimhen in attacco nella staffetta con Mertens, questa volta tocca a lui, al nigeriano, cominciare dall'inizio, è così Pasquale? Sì, gioca Osimhen dal primo minuto, una scelta secondo me dettata anche dalle condizioni di entrambi, comunque Mertens sarebbe stata la terza gara in una settimana. Osimhen comunque aveva chiuso bene la gara contro la Lazio, ha segnato il 5-2 e quindi toccherà a lui. Mertens può essere un'arma sia al posto di Osimhen, ma i due hanno dimostrato che possono anche giocare insieme. Ricordate il finale della partita di Marassi, quando entrambi, diciamo, di fatto confezionarono il raddoppio, assist di Osimhen, assist di Mertens e conclusione di Osimhen per il gol della sicurezza del Napoli. Nel frattempo un po' di messaggi, per esempio questo amico Giulio Dashford nel Regno Unito scrive: Spalletti è il classico allenatore che non ha più nulla da chiedere alla sua carriera, De Zerbi per distacco il numero uno per me, bravo, giovane, ex azzurro e soprattutto ha fame. Io non trascurerei, lo ripeto, Ballardini, che dal punto di vista della preparazione, dell'organizzazione di gioco e degli aspetti anche innovativi dal punto di vista tattico è un grandissimo allenatore che non ha mai avuto la possibilità e l'opportunità di allenare una squadra che gli consentisse di avere a disposizione giocatori di un certo livello. Ma se con giocatori di media qualità riesce a fare quello che fa, con giocatori di medio-alta qualità riuscirebbe a fare molto di più, quindi non è da trascurare. Se Gattuso arriva in Champions e non resta, fa una stupidata, scrive questo amico, avrà una grande occasione. A proposito di Spalletti, c'è anche chi scrive che rompa lo spogliatoio. Gilda ci scrive anche un messaggio: pensavo ad una situazione paradossale in casa Juve, prendono Ronaldo per vincere la Champions, invece non solo non ci riescono, ma forse non si qualificano neanche per giocarla l'anno prossimo. A conti fatti, Ronaldo è stata una sciagura per la Juve e non ha tutti i torti la nostra amica. Caro Pasquale, ma a proposito di questo dibattito allenatori, Sarri sembra essere diretto alla Roma, dunque il Napoli... Ma secondo me anche l'Inghilterra è ancora un'opzione per Sarri. Ho capito, ma il Napoli va davvero su Spalletti oppure restano in piedi le altre soluzioni? Ma guarda, Luca, Spalletti è un nome di cui si parla tanto in questi giorni, di cui convergono insomma tanti indizi su Spalletti. Io vorrei secondo me dire una cosa, perché Spalletti è un grande allenatore, i risultati li ha sempre conquistati. È un grande allenatore, siamo d'accordo. Ho qualche perplessità dal punto di vista dei rapporti, perché non dimentichiamo che Spalletti anche a Milano ultimamente ha preso spesso questioni con la stampa, con i giornalisti e con i tifosi, e soprattutto si è presentato un giorno davanti casa di un giornalista, sì, per fargli una ramazzina. Cioè, a Napoli cosa potrebbe accadere? Tu conosci allora, bene Giulia, però perdonami, il discorso sui giornalisti a noi non deve interessare fino a un certo momento, cioè l'allenatore deve fare i risultati, e Spalletti comunque è un allenatore che i risultati li ha sempre fatti. Detto questo, io credo che adesso sia davvero, quindi anche prematuro parlarne poco prima di una partita importante, perché molto dipenderà, io lo continuo a ripetere, da quello che farà il Napoli, se disputerà la Champions o l'Europa League. In quel momento puoi decidere di fare un piano economico diverso per la Champions e un piano economico diverso per l'Europa League. Quindi penso che senza questa differenza sia difficile. È chiaro insomma che qualora, come sembra, perché al momento tutti gli indizi vanno in questa direzione, però per questo dico aspettiamo un attimo, Gattuso dovesse andare via, perché gli indizi portano insomma alla separazione a giugno, e Spalletti sarebbe un nome importante. Io non tolgo neanche gli altri ancora, perché ti ho detto insomma è ancora tutto in ballo, e il Napoli vediamo se oggi vince, riesce già a agganciare il quarto posto, però insomma partecipare alla prossima Champions League è molto importante per
per programmare il Napoli del futuro. Certo. Quindi vediamo. Detto questo, Spalletti per me è un grande allenatore. Allora, Insigne questa sera gioca a caccia del record in Serie A, che è 18 gol stagione 2016-2017. Sì. Lui ha 17 in Serie A. In quella stagione fece 18 in Serie A, 20 in totale, perché due nelle coppe. Poi ci sono 6 giocatori da cui il Napoli ovviamente attinge linfa vitale, soprattutto in zona gol, che sono i 6 giocatori che hanno segnato più di 5 gol in questa stagione. Solo il Manchester City ha fatto lo stesso a livello europeo del Napoli, che sono Osimhen, Mertens, Politano, Lozano, Insigne e Zielinski, per intenderci. Pasquale, sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qua. Ciao Gianluca. Luca, io mi auguro che non venga mai Spalletti a Napoli, in primis perché non mi piace, ma secondo voi immaginate Spalletti nell'esperienza di Gattuso con la stampa napoletana e con la critica napoletana? Lui che ha il carettino così, che non vuole essere scocciato, nervoso, le conferenze stampa, vi ricordate a Roma? E qua quanto dura Spalletti? Un nanosecondo. A meno che non si faccia un silenzio stampa, che è stato utile questa volta. No, però Gianluca, perdonami, se dovessi mio allenatore così deve parlare. Beh, certo, ho capito. Io ho qualche perplessità dal punto di vista ambientale. Pasquale, ho qualche perplessità dal punto di vista. Allora, però vediamo, nel senso vabbè, certo, è vero che a Milano c'è stato qualche rapporto teso, pure nella seconda esperienza a Roma, però Roma e Inter che dovevano andare in Champions, poi la Champions l'hanno sempre fatta, quindi ribadisco, i risultati sono importanti. Poi il primo Spalletti nella Roma provoce anche un bellissimo calcio, arrivò vicino a vincere lo scudetto, assolutamente, assolutamente. Parliamo insomma di un allenatore di alto livello, però ripeto, questi discorsi secondo me dobbiamo farli più avanti. Adesso c'è questa partita col Torino, perché bisogna capire insomma il Napoli l'anno prossimo che tipo di competizione fa, se De Laurentiis in caso di Europa League vuole comunque prendere un allenatore dall'ingaggio importante, perché Spalletti è un allenatore con un ingaggio importante, oppure no. Insomma, ci sono delle tante variabili insomma che capiremo quando il futuro del Napoli sportivo, intendo, di competizione europea sarà più chiaro. Dal 23 maggio in poi ne parleremo diffusamente. Caro Pasquale, prima di salutarci, ribadiamo la formazione con Fabian Ruiz, che ha mal di schiena e che potrebbe non esserci, no? Stasera lo ribadiamo. Sì, dovrebbe essere Meret tra i pali, Di Lorenzo, Isai sugli esterni, coppia centrale, Rachmani, Koulibaly a centrocampo, Dem Bakayoko, a destra Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. Perfetto, grazie a Pasquale Tina, buona giornata, buon lavoro. Ciao, ciao. Un po' di messaggi vocali WhatsApp, eccoli qui. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Secondo me il presidente, se manda via Gattuso, sbaglia. Sì. Lo deve confermare e deve comprare 2-3 pedine fondamentali per il Napoli. Vinciamo tutto l'anno prossimo. Bisogna capire Gattuso però che ha intenzione di fare. Bisogna capire Gattuso, perché insomma Gattuso in questo momento forse non sarebbe convinto, non è convinto assolutamente, oppure non vuole, non ha intenzione di rinnovare il suo rapporto col Napoli. Poi magari fra un mese le cose potrebbero cambiare anche dalla parte di Gattuso. Sentiamo ancora. Io penso che solo gli stupidi non cambiano idea, però in questo caso, anche se andiamo in Champions, Gattuso ormai sta a Firenze. Beh, questo però non è vero, nel senso che è una leggenda quella che ci sia un accordo, un preaccordo tra Gattuso e la Fiorentina. Assolutamente no, sono voci messe in giro ad arte da qualcuno e ovviamente registrate dalla stampa, che fanno bene a registrare ciò che viene messo in giro da operatori, ma che insomma certamente fanno parte di un discorso legato a un interesse della Fiorentina per Gattuso, ma di un accordo, di un preaccordo, di un contatto assolutamente non c'è traccia. Sentiamo ancora. Ecco qui, è un messaggio che non riesce a sentire, ascoltiamo un altro prima di chiudere, eccolo qua. Don Emilio La Casetta, scusate, ma Gattuso è un allenatore che diciamo così ha fatto tanti sbagli e può recuperare su quegli sbagli e imparare da quegli sbagli, l'abbiamo visto quando era giocatore, no? Certo. Quando era giocatore abbiamo dato tutta la fiducia del mondo, ha sbagliato, non ha sbagliato, ha fatto bene, poi ha recuperato. E perché non lo possiamo fare come allenatore? Perché per me Spalletti proprio, o un altro allenatore nuovo, sarebbe ricominciare da capo. Quindi se ricominciamo sempre da capo, bravo, è sempre la stessa cosa, cominceremo a fare dei commenti sempre più brutti e sarà sempre la ruota gira. Quindi siamo ripartiti da lui,
e restiamo con lui. I cicli vincenti, sì, grazie caro amico, si creano anche o soprattutto con la continuità in panchina. Nel frattempo registriamo che il Mattino di Napoli, a proposito di mercato, ci dice che Fabian Ruiz, che stasera potrebbe non giocare perché ha un po' di problemi alla schiena, è nel mirino del Liverpool, è nella lista di Klopp insieme a Brozovic dell'Inter. Insomma, comincia il tic-tac e il tic-toc del calciomercato a un mese dalla fine di questo supercampionato che propone emozioni in coda, ma soprattutto in testa con la Champions League. È arrivato il Casatiello, quindi devo andare via. Gaetano Gaudiero con l'assembramento qui nello studio di tutti i suoi amici e parenti, con il sostegno e la collaborazione di Gigi Soriani. Non si fa, ma oggi è zona gialla e quindi siamo tutti più gialli e più aperti a tutto e alla vita. Cosa succede? Non posso chiudere? Posso chiudere, sì. Arriva Gaetano Gaudiero con Very Good, un grande pomeriggio, Very Good appunto, su Radio Marte. Grazie a Gigi Soriani, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Grazie a voi per la cortesia attenzione. A Gianluca Gifuni è tutto. Vi lascio a Gaetano Gaudiero, che oggi, come sentite, è già pimpante, prima ancora di essere in onda, e mi sta cacciando. Io, come sempre, vi auguro un buon pomeriggio con simpatia. Ci risentiamo stasera per lo speciale su Torino-Napoli. Marte Spotlight.